impatto che ho avuto con Ferragna già da bambino, perché avevo parenti, amici che lavoravano a Ferragna e tutti ne vantavano i vantaggi, diciamo così. Ho studiato perché, non avendo voglia di studiare, mia mamma, buon'anima, mi ha detto: vai a fare analista chimico che a Carcara, allo IAL di Carcara, e così ho fatto. Preso il diploma di analista chimico, c'era lo scoglio del militare, che ovviamente ai tempi, se non avevi fatto il militare, a meno di raccomandazioni galattiche, non ti assumevano da nessuna parte, e quindi fino a che non ho svolto il servizio militare, niente, ho fatto lavoretti così. E poi, finito il militare, sono andato, la prima esperienza lavorativa, in una ditta che si chiamava Telematica e trattava, allora c'era la SIP, che ovviamente, tanto per cambiare, quelli della SIP lavoro ne facevano poco, e tutti i lavori, diciamo, subappaltavano a queste ditte, e quindi se c'erano da portare dei pali telefonici in una cascina o qualcosa, c'erano questi qui. E poi c'erano i giuntisti, io ero giuntista, che facevano tutti i vari collegamenti, anche danni, guasti in centrale, tombine. Comunque sono stato 7 mesi, poi avevo fatto domanda a Ferragna e mi ha mandato a chiamare. Il colloquio, sinceramente, non me lo ricordo. So che probabilmente c'era il dottor Vigna, che era il caporeparto del centro soluzioni, altri non me ne ricordo. E il primo giorno di lavoro, diciamo che ai miei 21 anni di allora non sono i 21 anni di adesso, perché eravamo diversi, eravamo, posso dire, più genuini sicuramente. E avevo uno sfarfallio nello stomaco non indifferente, anche perché, avendo avuto dei precedenti, avevo paura di far brutta figura, cose varie. Vabbè, insomma, erano le 9 del mattino, sono andato in direzione vecchia, c'erano due direzioni, vecchia e nuova. Non so in che ufficio fossi, probabilmente dall'ingegner Gervasio, che mi ha fatto gli auguri di benvenuto, solite cose. E poi mi è venuto a prendere un signore lì, vabbè, e mi ha portato in reparto. E sono andato in reparto, sono arrivato al centro soluzioni, rimaneva un po' in disparte dopo la centrale. Sono arrivato, c'era un po' di casino perché c'erano bidoni da lavare, non era proprio tutto. E c'era un omone lì, grande e grosso, che si chiamava Giribone, me lo ricordo, Mauro, una gran brava persona. Sono arrivato con questo Zunino, vabbè, ormai ho detto il nome, ma non è un problema. No, no. E arrivo lì, e lui si ferma lì, mi guarda con una faccia così, e mi dice, in dialetto, mi dice: e donde te? Che vorrebbe dire: di dove sei? E gli dico: sono di Savona. Ven, ven che bitum a post, vieni, vieni che ti mettiamo a posto. E questo è stato il mio viatico quando sono arrivato. Ho detto: cazzeruola, dove sono capitato? E poi sono entrato in reparto, sono andato da capo reparto e sono entrato ai copulanti, primo mese ai copulanti. L'impatto è stato abbastanza tragico, perché il copulante, la caratteristica principale è che il solvente dei copulanti è l'acetato di etile, e quando arrivavi ai copulanti la prima cosa che sentivi era puzza tremenda di acetato di etile. Il bello era che dopo un po' ci facevi il naso e non lo sentivi più, ma che arrivava, non so il bello fino a che punto. L'impatto dello stabilimento non era proprio, perché come stabilimento non era esattamente il non plus ultra a livello, diciamo, logistico, perché i vari reparti erano, cioè, staccati. Non so la costruzione iniziale su che basi, infatti c'erano i vari reparti F, c'erano tre portinerie, perché c'era la portineria dei Tannini, c'era la portineria delle ricerche e del magazzino prodotti finiti, e poi c'era la portineria centrale. E come entravi avevi un impatto, dove c'era un vascone di acqua dopo una cinquantina di metri, che era acque che venivano un po' da tutte le parti, non so se le filtravano o cosa, e poi venivano ridistribuite nello stabilimento. C'era la centrale alla destra, alla sinistra entrando, di fronte ti trovavi il B3, che era un casermone enorme, quasi senza finestre, perché era una cosa abbastanza chiusa. E poi, passata la centrale, giravi sulla sinistra, c'era il vecchio reparto C, credo, e fra il reparto C c'era il reparto F, che era esattamente a ridosso del muro di cinta, diciamo. Rimaneva, lo spazio era abbastanza, c'era stato, non so, una ventina di metri tra un edificio e l'altro. Poi arrivavi in fondo, c'era un serbatoio grosso di ammoniaca, e c'era una specie di sottopassaggio, e poi andavi avanti, c'era il reparto D. E sulla destra c'era il reparto A, dove facevano
il supporto, il triacettato, e poi andando avanti andavi fino in fondo, c'erano i reparti di stesa. E comunque era un'area abbastanza, diciamo, disomogenea per essere uno stabilimento, non era pensato con la cognizione dell'industria, che c'hai tutto compatto. Infatti, sai, tanta gente si spostava in bicicletta, soprattutto quelli delle manutenzioni, muletti, cioè gente che si spostava con i muletti, comunque non avevi niente a portata di mano, cioè, e anche a livello, diciamo, come personale, nonostante quello che ho sentito dire, diciamo che eri abbastanza ristretto nel tuo reparto, non è che le persone le incrociavi nei cambi turno, ma non trovavi uno che magari dicevi, ma era 10 anni che era in ferragna e te non l'avevi mai visto, sia per l'accavallamento dei turni o cosa. Quindi da questo punto di vista ho avuto un po' quell'impressione lì di disomogeneità ambientale, ecco, diciamo. Sono entrato in ferragna, sono andato subito ai Copulanti, ci sono stato un mese. E poi c'era un signore di Malare, buon'anima, che è morto, Cagnone si chiamava, soprannominato Carino mio porco, va là che vai bene, perché lui aveva questa interloquia, questo modo di, ogni tanto diceva, ma va là che vai bene, Carino mio porco 10, e l'avevano chiamato Carino mio porco 10. E sto qui era di Malare, io avevo i parenti a Malare, e lui era in laboratorio di controllo del reparto, al centro soluzioni. E allora parlando mi dice, ma te cosa hai fatto? Tanto per dire. E gli ho detto, io sono analista chimico. Parlo col capo, Bracco, buon'anima anche lui, e vedo un po' se riusciamo a farti venire da noi. E infatti dopo qualche giorno mi ha chiamato questo Bracco, mi ha detto, ma te sei chimico, sei analista, vuoi venire? Ho detto, per andare, ho detto, per respirare dell'acetato di etile, ci mancherebbe, poi era il mio lavoro, poi passavo da avere la tuta blu da operaiaccio alla cappa bianca, e ho detto vado di corsa. E il mio lavoro, secondo lavoro, praticamente il primo perché i Copulanti sono stato talmente poco, era laboratorio di controllo, QCES, laboratorio controllo qualità, emulsioni e soluzioni. E lì ci ho passato una decina d'anni buoni, più o meno sono sempre stato nello stesso ambiente, perché poi sono passato al process, che però più o meno era la stessa cosa, facevamo le soluzioni e i copulanti in piccolo per le ricerche. Poi quando sono passato al reparto, diciamo, nuovo, all'F5, sono tornato in laboratorio sempre controllo analisi, e poi sono passato all'estesina ad anello. Il lavoro al laboratorio di controllo era un lavoro impegnativo, sì, perché avevi praticamente dovevi controllare tutte le soluzioni, tutti i copulanti dei reparti. Reparto, centro soluzioni, c'era ausiliari 1, ausiliari 2, sensibilizzatori, e c'erano i copulanti. E il lavoro consisteva nel dare un ok su tutte le soluzioni, ogni soluzione aveva il suo standard di controllo, si facevano le varie prove, non so, prove sensitometriche, prove allo spettrofotometro, inizialmente c'erano anche prove di perdita di peso, quindi dovevi bruciare, pesare una cosa, bruciarla, ripesarla, insomma, era un lavoro interessante anche di responsabilità, perché non potevi permetterti di mandare via, infatti le soluzioni quando andavano bene, ma se andavano male dovevi farle correggere, ricontrollarle, tutto un po'. Stesso dicasi per i copulanti. E quindi era un lavoro impegnativo. Però era sempre un lavoro, diciamo, a misura d'uomo. Cioè tu sapevi già che, non so, ti portavano 10 soluzioni, magari arrivavano 7-8 soluzioni tutte assieme, però poi avevi la mezz'ora per mangiare, anche di più, le mangiate che ci siamo fatti, poi eventualmente apriamo un capitolo a parte. Era un lavorare, Ferragna, a mio parere, a misura d'uomo. Poi c'erano attriti ovviamente, ma avevi quasi il piacere di andare a lavorare, perché diciamo che il lavoro lo permetteva, sia da un punto di vista logistico, nel senso che i capi sapevano che se anche ti andavi a fumare la sigaretta, il lavoro non veniva inficiato, perché tu avevi la tua produzione da fare, e quindi una volta avevi 5 soluzioni, parlo di quelli dei reparti, io le avevo
essendo in laboratorio dovevano controllare tutto. Però diciamo che era un lavoro anche appagante, perché insomma quando facevi una soluzione, quando la facevi correggere, poi te la portavano, era andata a posto, avevi anche una certa soddisfazione, nei limiti. Poi il fatto di avere la cappa bianca, ai tempi, anche se dicono di no, ma la differenza c'era fra impiegati e operai. Non parliamo poi degli impiegati di settimo livello, che al limite al pomeriggio li trovavi, che non dovendo timbrare cartellino, al pomeriggio li trovavi anche a giocare alle carte al bar, ma questo è un altro discorso. Al laboratorio di controllo il lavoro eravamo 2-3 per turno, dipende, e c'era il capo laboratorio, un certo Bracco, che vabbè, è morto, suicida, questo è un altro discorso. Era un tipo un po' stravagante, anche lui un po' strano, brava persona, ma... E inizialmente ovviamente lui mi è stato dietro, comunque diciamo che l'errore era difficile, perché ogni soluzione aveva il suo metodo di controllo. Io, avendo fatto chimica, più o meno tante cose erano abbastanza manuali, cioè titolazioni a vista. Comunque i colleghi ti hanno sempre dato una mano, mi sono sempre venuti, c'erano delle analisi un po' più difficili, c'erano bilanci di precisione, non è che potevi darci là, come si suol dire, quindi mi sono stati dietro. Io diciamo che in tempo, una quindicina di giorni, 20 giorni, mi sono già reso abbastanza indipendente. Poi la paura di sbagliare c'era sempre, da solo non eri mai, quindi chiedevi, faccio bene, faccio male, ma diciamo che ho imparato abbastanza. E apro una parentesi, tra l'altro questo mio capo gli stava un po' sulle balle il fatto che io andassi a fumare, ai tempi fumavo, poi va bene che ho smesso, e allora mi aveva trovato un po' da dire, però non mi aveva mai mandato via, nel senso, se c'era da mandare via qualcuno, ho mandato via altre persone, ma mi ha sempre tenuto, perché più o meno il mio lavoro, insomma, ero abbastanza, tra virgolette, bravino. Ecco. L'ambiente di lavoro nel laboratorio era assolutamente a luce bianca. Io, a parte l'ultimo periodo, che ci ho fatto 10 anni all'estesina ad anello, io ho sempre lavorato a luce bianca. Essendo laboratorio di controllo, non potevi assolutamente lavorare in luce controllata, quindi sono sempre state analisi a cielo aperto, a luce normale. Il tipo di soluzioni erano tutte le soluzioni che uscivano da reparto centro soluzione, quindi erano ausiliari 1 e 2, che sono soluzioni che... Non so, andavano dal numero 1, anche se io la 1 non ho mai analizzata, fino a 500, 600 come numerazione. Poi tante soluzioni erano decadute, non è che c'erano 600 soluzioni diverse, però. E poi c'erano i sensibilizzatori, che erano 2116, 2127, erano tutte soluzioni colorate. E poi c'erano i copulanti, che bisognava prenderli, pesarli, spappolarli con l'acetato di etile. Erano una lavorazione un po' particolare, poi fare un'analisi tramite un titolatore automatico, vabbè, comunque. E tante soluzioni erano fatte anche a livello di densità ottica, con lo spettrofotometro, si misurava, c'era un apparecchio apposta, si facevano delle diluizioni, poi si faceva una curva, l'apparecchiatura faceva una curva, poi bisognava prendere, tirare una riga, fare un conto per vedere il picco massimo. Tante soluzioni servivano per il reparto F, altre soluzioni servivano, tipo i copulanti, venivano stoccati in ghiacciaia e poi mandati direttamente al reparto di produzione, al reparto di stesa. Quindi erano, tra l'altro, erano più o meno tutte soluzioni intermedie che servivano per altre lavorazioni, per aggiungere a diciamo altri componenti, per avere poi le soluzioni finite da mandare in stesa, ma ce n'erano parecchie. Allora, il primo giorno di lavoro ho avuto una sensazione strana, perché io, quando ero bambino, avevo questi parenti che abitavano in una cascina isolata fra Mallare e Altare, sopra la strada, lo stradone lo chiamavano. E uno di questi cugini che avevo lavorava a Ferragna. E io ero bambino, avevo 4, 5, 6 anni, e ogni tanto d'estate andavo lì, ci stavo anche 15, 20 giorni, un mese. Apro una parentesi: casa senza acqua, senza luce e senza servizi igienici. Adesso scapperà da ridere a qualcuno, ma... Quindi l'acqua si prendeva con i secchi, la luce si faceva con la lampada a carburo di acetilene,
E i servizi igienici era un baracchino fuori dalla casa, quindi io ci andavo anche d'inverno ogni tanto. Quindi tanto. E comunque, nonostante tutto, questa persona qui che lavorava a Ferragna, pur avendo la terza media, era il classico contadino, scarpe grosse e cervello fino, si era anche fatto abbastanza strada e era diventato impiegato. E ai tempi, parlo dell'anno 65, 67, 68, non era male in Ferragna. E allora, quando c'era favore di vento, si sentiva la sirena di Ferragna alle 5, beh, sentivi anche in altri orari, ma alle 5 c'era una lavorante, diciamo, che poi è diventata anche la moglie, e mi diceva: senti la sirena di Ferragna. E io ero bambino, mi era rimasta impressa questa sirena. Fra un po' arriva Ernesto, si chiamava Ernesto. E allora, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, andavamo lì e vedevamo la corriera arrivare, si vedeva la strada in lontananza, arrivava sto pullman, probabilmente c'era ancora la strada da asfaltare, se non ricordo male. E scendeva questo mio parente, io ero bambino, lo andavo a aspettare, e quando sono andato in Ferragna il primo giorno, beh, subito sono entrato alle 9, ma poi a mezzogiorno, o l'una che fosse, non mi ricordo, ho sentito la sirena e mi è venuta in mente questa storia che... Sarà una scemata, d'accordo, però mi ha fatto ricordare momenti, diciamo, belli, perché per un bambino piccolo andare in una cascina con la mucca, le galline, e mi è venuto in mente questo fatto. Dopo finita la mia esperienza, finita per modo di dire, del laboratorio di controllo, sono passato al laboratorio Process, che era sempre nello stesso piano, quindi al quinto piano del reparto centro soluzioni F, perché erano assieme, e lì facevamo le soluzioni pilota per soluzioni pilota e copulanti pilota per le stese di prova sia dell'ER, diciamo, del reparto ricerca. Quindi mi hanno spostato lì, quindi noi prendevamo i prodotti quando arrivavano nuovi dai tannini, arrivavano lotti nuovi di prodotti, quindi dovevamo prenderli, pesarli, praticamente fare soluzioni in toto e poi mandarle nel laboratorio che avrebbero steso, perché all'ER c'era una stesina pilota in piccolo, perché prima di andare in stesa si facevano prove a profusione, perché buttare via 200-300 mila euro era come sputtare per terra. Quindi prima di mandare una soluzione nuova, un lotto nuovo in produzione, doveva passare a un settaccio abbastanza come il riso, diciamo, prima di... Aveva un sacco di controlli prima. Nonostante tutto, poi ce l'hanno fatta anche a mandare via delle stese, però diciamo che metteva male via. I controlli a monte erano parecchi. E per quanto riguarda il laboratorio Process, eravamo in meno, perché era un periodo che facevamo, il laboratorio Process faceva solo la turnazione normale, mentre il laboratorio controllo era sul 4-2, quindi tre turni giorno, mattina, pomeriggio e notte, sia sabato che domenica, Natale, Capodanno non esistevano pause. Quando sono andato al laboratorio Process ho fatto un periodo 3, 4, 5 anni, se non mi ricordo, il lavoro normale, cioè 8 mezzogiorno, l'una a 5 della sera, le 8 ore normali, con pausa mensa, famosa pausa mensa. E lì sono stato abbastanza bene, eravamo in 4, con capo laboratorio, diciamo, e anche lì mi sono trovato bene, perché l'ambiente di lavoro io potessi consigliare a eventuali imprenditori, l'ambiente di lavoro è fondamentale, perché se lavori male, se vai a lavorare scontento, non rendi nemmeno. Cioè io andavo a lavorare, ero contento, non dico che faceva, certamente d'estate era meglio andare a spiaggia o stare sul divano a guardare la televisione, però non avevo l'angoscia di andare a lavorare, perché era un ambiente anche con persone, nonostante, diciamo, che c'erano anche persone, non erano proprio studiate, come vogliamo dire, non lo ero neanche io, per carità, però viene in mente con i miei parenti, a terza elementare, però comunque sì, erano persone che ti facevano sentire a tuo agio. Poi io le mangiate e le bevute che ho fatto a Ferragna non me le dimentico più. Quando ero al Process ci sono stato 3 o 4 anni e poi, non so per quale motivo, avevano finito praticamente laboratori nuovi al reparto di stesa su all'F5 e mi hanno richiesto di nuovo, adesso non ricordo, c'era forse
c'era una molla, il lavoro si era ridotto e avevo bisogno di qualcuno in produzione di nuovo, quindi praticamente sono tornato a fare il lavoro iniziale, nel laboratorio a controllo. Poi una volta che sono stato là ho fatto ancora non so poco, un anno o due, e poi avevano bisogno le stesine ad anello perché le avevano chiuse all'air per una questione di logistica anche lì, perché non aveva senso avere le stesine ad anello, adesso poi spiegherò cosa sono, non aveva senso averle distante diciamo dal reparto, e quindi hanno fatto le stesine ad anello vicino al reparto di stesa proprio per avere una risposta più immediata, perché sennò doveva partire un omino, andare di là, d'inverno pioveva o cosa, c'era sempre una disparità di tempo che non andava bene, quindi hanno pensato bene di farle lì, diciamo a ridosso del reparto di stesa, dell'H5 e dell'H6. Così. Le stesine ad anello erano la prova di materie prime singole, perché non potevi vedere, essendo una cosa ridotta, non potevi vedere più di un componente. Comunque era praticamente il risultato, il lavoro del process, quando c'era un lotto nuovo, un'emulsione nuova, un prodotto che non era ancora stato testato, noi dovevamo prenderlo, stenderlo, assieme lo stendevamo praticamente il lavoro della stesina anello. Facevamo dei marmittini di gelatina, in uno c'era un test e nell'altro c'era il prodotto da provare, nell'altro c'era il test, si accavallavano e facevamo 10-12 stesine ad anello. Erano degli anelli di triacetato, di 2 metri qualcosa, che noi li facevamo noi sul momento con macchinari, ci mettevamo del nastro, avevamo degli armadietti, noi stendevamo con un mini estrusore, facevamo praticamente tutte le aggiunte di stesa e poi andavamo dentro, qui era tutto al buio assolutamente, luce rossa, luce verde, andavamo dentro, stendevamo, le facevamo asciugare secondo determinate caratteristiche, umidità, temperatura, una volta asciutte le tagliavamo, le imbustavamo e le mandavamo al controllo per le prove sensitometriche, tutto sempre test, prova, test, prova, test, prova per vedere. Poi c'erano anche dei fenomeni ai tempi, questo tanto per dire una, che con un'emulsione lui faceva tutto e venivano sempre benissimo. Poi l'hanno pinzato, però, tanto per dire cosa succedeva a Ferragni ai tempi. Vabbè, questo è un altro discorso. Questo tutto a luce rossa quando andava bene, o luce IR, infrarosso o luce verde. Anche lì l'impatto per uno come me, che era sempre stato a lavorare a luce bianca, subito non è che, poi invece dovessi dire avrei preferivo quasi, perché eri indipendente, io avevo le mie stesine da fare, potevo girare nudo dentro alle stese ad anello che nessuno mi diceva niente, non mi vedeva nessuno anche perché c'era buio, e avevo la mia radio, sentivo la musica e ormai mi ero automatizzato, facevo il lavoro a occhi chiusi in tutti i casi, però ero molto pratico e diciamo che io il mio lavoro 3, 4, 5 ore al massimo, io lo finivo, poi avevo 3 ore di tempo libero, sia di giorno che di notte, e le sfruttavo appieno. Ma no, non è che mi vergogno a dirlo, non ho mai fatto casini, nel senso, non ho mai buttato via una stesa, lavoravo diciamo con coscienza, però mi ero talmente impratichito nel lavoro che riuscivo a farmi uscire anche diciamo l'ora di sonno la notte, questo era fondamentale, e non ero l'unico comunque, nel senso che, ma era proprio, non si tratta di essere pelandroni, era proprio il tipo di lavorazione che ti permetteva certe cose e non vedo perché non approfittarne. Nelle stesine ad anello eravamo su 3 turni, però la lavorazione era assolutamente da sola. L'ambiente era, entravi sulla destra c'era una saletta, è stato 3 metri per 6, dove avevamo i freezer perché dovevamo tenere i test di queste, appunto, di queste emulsioni in freezer, che poi quando finivano ovviamente quelle che andavano bene poi le prendevamo e le mettevamo come test. E lì c'era diciamo la sala di rifusione dove c'erano 2 bagni di bagni termostatati con una temperatura dove mettevamo a sciogliere la gelatina che avevamo pesato di fuori, fuori facevamo la pesatura, poi partivi con un vassoio, gli marmitini erano abbastanza grossi, erano non so 35 centimetri per un diametro di 12-15 centimetri di vetro ovviamente rigorosamente. E pesavi la gelatina di fuori, ogni emulsione aveva il suo quantitativo di gelatina e acqua,
facevi rigonfiare la gelatina, perché la gelatina ha bisogno di rigonfiare. Una volta che era rigonfiata la portavi dentro, la mettevi in temperatura, si scioglieva, avevi degli agitatori meccanici, delle palette meccaniche con dei motori sopra, tu agganciavi l'agitatore, lui metteva in agitazione e poi fuori avevi tutte le aggiunte di stesa, potevano essere 5, 7, 8, dipende se erano radio, se era negativo, se era no, invertibile, a quel tempo non ne facevamo già più. Era o negativo o radio, dipende, erano 7, 8, 10 boccettini che tutti pesavi di fuori, ovviamente, eravamo a livello di CC, di roba, sensibilizzatori o cose. Secondo cosa facevi, potevi lavorare un certo periodo a luce bianca, poi quando mettevi il sensibilizzatore assolutamente dovevi spegnere la luce, se no tutto il lavoro veniva buttato via. Quindi una volta che facevi la rifusione aveva un tempo di stasi, non so, un'ora, mezz'ora, due ore, e poi prendevi questi marmittini, aprivi la porta, chiudevi a chiave, perché se no magari qualcuno poteva entrare, ti spostavi nella sala di stesa, erano due le sale di stesa, avevi di nuovo dei bagni dove li mettevi a bagno questi marmittini e li prendevi uno per volta, li mettevi vicino all'estrusore, mettevi dentro una cannetta, una pompetta di aspirazione, questa pompetta portava l'emulsione dentro l'estrusore, tu avvicinavi, agganciavi l'anello, avvicinavi l'estrusore, poi facevi partire l'anello, lui essendo a contatto tirava sull'emulsione, rimaneva appiccicata a questo anello, quando era finito lo staccavi, prendevi l'anello e lo infilavi negli armadietti. Questo tutto al buio, subito all'inizio diciamo che bestemmiavi un attimo, poi una volta che ci prendevi la mano era come essere qua adesso. Ma scusa una cosa, quindi l'estrusore per ogni prova andava lavato e preparato? No, l'estrusore non andava, ogni prova che facevi bisognava lavare l'estrusore, perché sennò rimaneva l'emulsione vecchia, quindi avevi l'acqua calda, attaccavi la pompa, l'acqua calda sciacquava l'estrusore, con un pezzo di triacetato lo passavi in mezzo per pulire bene, praticamente lo resettavi, toglievi tutta la spazzatura dell'emulsione e poi rimettevi l'emulsione nuova, diciamo, quella rientrava in circolo, altro anello, altro giro, altro regalo e così avanti. Le mettevi negli essiccatori, dipendeva anche lì dalle lavorazioni, davi temperatura 35, 40, 50 gradi, davi umidità perché bisognava dare anche l'umidità. E tra parentesi, questi armadietti erano sicuramente tutti coibentati d'amianto, lasciando perdere per forza, perché dovevano tenere la temperatura e l'umidità, tu avevi, vabbè, comunque qualcuno di mesotelioma è morto, ma non lì, quindi. Il bello di Ferragni, a mio parere, era il rapporto che c'era anche fra colleghi di lavoro. Indipendentemente da, adesso ne racconto una, ad esempio c'era il reparto F, c'erano due persone che lavoravano assieme a stretto contatto e si odiavano fra di loro, non si sa bene il motivo. E una volta qualcuno è andato sotto a uno dei due e gli ha detto: scusa un po', ma sei contento di lavorare con... E lui si è girato e gli ha detto: gli prego la morte tutti i giorni. Questo tanto per dire, ma a parte quello c'erano dei personaggi incredibili a Ferragni, c'erano delle persone uniche. A mio parere ha svolto anche la vecchia Ferragni, ha svolto anche una funzione di ammortizzatore sociale, perché certe persone a mio parere potevano lavorare solo in Ferragni, lavorare per modo di dire, perché c'erano dei posti, dei personaggi che non potevi dire che stavano lavorando, occupavano un posto, però... Ma quando ce n'è uno? Ma no... Non c'erano dei soprannomi? Allora, soprannomi ce n'erano un mucchio, ad esempio io questo qui l'ho conosciuto a reparto vecchio, non so, lo chiamavano Scheggio. E lui verso, se non so, ottobre, novembre, diceva: vabbè ragazzi, ci vediamo quando spuntano le primavere, le margherite. E si metteva in mutua e stava 2, 3, 4 mesi in mutua. Questo tanto per dirne uno. Poi giù c'era quel signore lì che presumo sia ancora vivo, lo chiamavamo Bagosh. Bagosh sarebbe bagascia al maschile, non perché si prostituiva o meno, ma non so, qualcuno gli aveva appioppato questo. E era lui, praticamente svolgeva le funzioni di segretario della segretaria. Era un fattorino, andava a prendere la roba, andava quando c'era qualcuno, andava a prendere i nuovi assunti, faceva un po' di pulizie.
E poi ogni tanto si sedeva e diceva sono stanco, sono stuf, sono sfinito, cioè diceva sono stanco, sono stufo, sono sfinito. E poi lì, ogni volta che lo si vedeva si diceva queste cose qui. Poi una l'ho inventata io, ad esempio, il famosissimo, è durata qualche anno, va en pension, cioè non so perché a un certo punto ho detto a qualcuno ma va en pension, allora sto qui l'ha presa. Allora chiunque veniva gli si diceva oh, va en pension, è uscita sta va en pension, è uscita così e per un po' è durata. Poi c'era ad esempio, c'era Terribile, che era un signore che era rimasto schiacciato da un contadino di Cairo, era rimasto schiacciato sotto al trattore e gli era venuta una testa, diceva grossa, lui la raccontava, lui diceva mi ha raddoppiato la testa. Era rimasto un po' strano, però era un personaggio, e c'erano dei gatti, mi ricordo questo episodio, c'erano dei gatti a Ferragna, aveva fatto i piccoli, io quel giorno lì non c'ero, ma lui ha preso i piccoli, l'ha chiuso in un sacco della spazzatura e pim pum, ci ha dato 7-8 colpi contro il muro, l'ha ammazzati tutti. Ma tranquillamente, perché sono persone cioè, abituate in campagna, no? E sono dei personaggi, facevano degli scherzi, questa qui me l'ha raccontata uno, probabilmente è stato, se non l'autore principale, ci ha picchiato vicino. Ai tempi, prima che entrassi io, c'era un signore che lavorava lì al centro soluzioni e aveva un problema di emorroidi e ogni tanto si era messo un secchio in un angolo con dell'acqua fredda. E andava in quest'angolo e ogni tanto si tirava giù i pantaloni e si metteva a bagno. E cosa hanno fatto questi burloni? Hanno sostituito l'acqua con l'acetato di etile, che è un solvente della Madonna. E sto signore, poi si sono nascosti, hanno aspettato, sto qui è arrivato, ha tirato giù i pantaloni, si è seduto, dice che ha tirato un urlo, una cosa impressionante, e volete ridere, penso che gli siano passate le emorroidi, l'acetato di etile gliel'ha fulminato, cioè le emorroidi esterne gliel'ha bruciate lì come... Questo tanto per dire. E poi c'è stato il bel periodo, le colazioni che facevamo, non ne parliamo, io il vino che ho bevuto lì al mattino, il 6-2, il turno 6-2 era assolutamente categorico, pizza, focaccia e vino, una cosa incredibile. Sotto le feste, quando ti toccava lavorare, i Natali, gli ultimi dell'anno, le cene, anche in settimana però, le cene che si faceva là dentro, da non credere, le mangiate, da non credere, soprattutto al centro soluzioni, penso anche al reparto F. Ma, centro soluzioni con varie persone? Cioè non sì, no, tutti i turni lavoravano e poi si organizzava, c'era quello che doveva fare un certo lavoro, glielo faceva il collega, lui andava giù, faceva da mangiare, ravioli, tagliatelle. Ma una cosa, ma i capi lo sapevano perché comunque, ripeto, non inficiava il lavoro si faceva sempre e comunque anche direi in maniera abbastanza, però avevi del tempo libero, c'era proprio il tipo di lavoro che ti permetteva, ad esempio al reparto GIF magari qualche cena la facevano, però dovendo seguire delle macchine tipo catena di montaggio non avevano certamente questo tipo di tempo libero, queste cose qui. E poi abbiamo passato anche il periodo dei gavettoni. E c'è stato un periodo che i gavettoni, ragazzi, una cosa impressionante, ma il gavettone, dicasi gavettone, non era il palloncino di acqua o il secchiello, erano secchi da 20-25 litri che ti arrivavano dal sesto, settimo piano. E infatti poi c'era tabula rasa, c'è stato poi il periodo, e io mi ricordo, io l'ho preso anche perché noi eravamo al quinto piano e lì l'urlo era campa, campa vuol dire butta. Tu sentivi dire campa, dopo 2 secondi sentivi scrush, lo scroscio dell'acqua e qualcuno l'aveva presa. E poi c'era il finto campa, che la fase erano tre. Prima fase campa, seconda fase secchio d'acqua falso. Noi eravamo al quinto piano, ti affacciavi per vedere chi avevano preso e dal piano di sopra ti tiravano la secchiata d'acqua. E quindi io l'ho presa una volta, poi non l'ho più presa, però tanto una volta l'ho presa. E una volta ricordo che stavo prendendo l'ascensore, erano i primi tempi, e ho sentito un campa, ho sentito l'acqua, si è presentata, l'ascensore era proprio all'ingresso del reparto, si apre la porta, entra una signora che lavorava al Trimax lì davanti, un donnone che di solito si teneva, una donna bionda, tutta, aveva preso una ventina di litri d'acqua dal sesto piano. Era Nizza, io non sapevo cosa, ho preso l'ascensore assieme e non sapevo cosa fare, perché se la guardavo mi scappava da ridere,
non guardarla mi sembrava male. Dentro di me dicevo, questa adesso è incazzata, mi dà qualche schiaffo. Ho fatto quei 5 piani che non sapevo, infatti poi è uscita e ovviamente nel frattempo l'ascensore si è riempito d'acqua, perché è una cosa impressionante. Ho passato un momento di terrore, veramente, una cosa impressionante. E queste cose qui succedevano normalmente, a volte ai copulanti di notte alle volte si facevano il giro di poker, perché c'era, il lavoro ti permetteva, perché c'erano i penosi, perché fino a un certo tipo, fino a un certo anno hanno pagato i penosi, perché sapevano che comunque sia tu trattavi delle cose, tu non sapevi cosa stavi maneggiando, a parte l'acetato di etilo, di metilforma, cose. Ma tu maneggiavi il 50-812 e c'era un teschio e c'era una attenzione, precauzioni d'uso, ma tu non sapevi cosa andavi a maneggiare. E quindi davano i penosi proprio perché erano una forma di risarcimento. Poi l'hanno tolti perché la politica aziendale diceva che hanno messo sistemi di aspirazione, tutto un po', quindi il rischio non esisteva più, però. Ho capito. Insomma, era un po' un villaggio. Era un bel, a mio parere, un bel modo di lavorare, perché tu lavoravi, avevi una specie di spirito goliardico, cioè tu andavi a lavorare volentieri, ripeto, il rapporto fra i colleghi, cioè ti tiravi le nonne, era un bel modo di lavorare, cioè andavi a lavorare fra virgolette contento di andare a lavorare, cosa che adesso a mio parere può darsi che ci sia, può darsi che se sei in un comune, in un posto dove c'hai degli uffici da star seduto, cosa, però difficile trovare una, ripeto anche con mie esperienze più recenti, è difficile trovare un ambiente di lavoro così, nonostante, ripeto, tra virgolette l'ignoranza delle persone, perché comunque sia, soprattutto ai tempi, tante persone non avevano sicuramente un titolo di studio, cosa soprattutto nei reparti. Ecco. Per quanto riguarda la decadenza dello stabilimento, io l'ho avuta dopo 4-5 anni che ero in laboratorio giù, perché abbiamo iniziato a mollare le arti grafiche, non si facevano più. Poi il cartoncino colore, che sarebbe la carta di stampa, facevamo anche quella e avevamo anche una qualità buona, sembra anche lì avevano dismesso la cosa, e poi abbiamo cominciato solo a avere più radiografico e negativo. Anche l'invertibile facevamo, le diapositive, anche quello lì, e quindi già di lì si era capito che le cose non è che andassero troppo bene. Io il passaggio 3M Imation me lo ricordo, perché avevano portato una bottiglia di spumante, mi hanno dato una videocassetta, però dovessi dire l'anno non mi ricordo assolutamente, però già le avvisaglie che non si andava bene ce l'avevamo avute già in precedenza, quando ti tolgono dei prodotti che non fai più. Poi mi sembra che avessero anche chiuso Caserta, dove facevano le videocassette, proprio fisicamente facevano videocassette, non so se audiocassette anche, non lo so. Videocassette sicuramente era uno stabilimento a Caserta. La differenza fra la produzione, cioè fra l'operaio, io anche se ero impiegato ero operaio, e diciamo il management era parecchia, cioè non possono dire che c'era differenza, perché noi non sapevamo niente, cioè lo avvertivi, avevi dei segnali così, ma non era mai venuto nessuno a dirti guarda che non ci siamo, guarda che c'è stato, a mio parere, parecchi errori a livello manageriale che potevano metterci una pezza. Gli ultimi anni, oltre ad avere appunto il sentore e le voci, chiaramente, che le cose andavano male, si vedeva, non so, un modo di comportarsi anche a livello, diciamo, dei capi, che non si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Ripeto, noi come produzione non è che avevamo grossi contatti, grosse informazioni, anche perché sinceramente a noi non è che ce ne poteva fregare di meno, nel senso che anche se eravamo un anello della catena, ma eravamo l'anello più debole, quindi non avremmo potuto fare niente. L'unica cosa che dico è che a livello politico potevano sicuramente, il fatto che noi non vendessimo un metro di radiografico
alle ASL o agli ospedali liguri, ma non so nemmeno in Italia se ne vendevamo, questo era un segnale che non so fino a che punto si poteva, cioè voglio dire, l'unica fabbrica in Italia a livello europeo, non so quante ce ne fossero che facessero radiografico, lasciando perdere il negativo che con l'avvento del digitale ci sta, ma a livello politico potevano fare qualcosa, potevano imporre alle ASL, dico di tutta Italia, di tirare, cioè era la sopravvivenza di uno stabilimento, perché noi ai tempi facevamo 20-25 milioni di metri quadri di radiografico, poi c'è stato il famoso casino, anche lì questa missione della Kodak, questa vendita forzata dei brevetti, perché io la vendo come l'ho comprata, dicevano che avevano fatto dello spionaggio industriale, allora per non mettere di mezzo le persone, per non far uscire articoli o cosa, avevano pensato bene di vendere i brevetti a Kodak. Io questa qui la vendo come l'ho comprata, le voci che giravano erano anche queste. E quindi noi da quando abbiamo cominciato a vendere brevetti a Kodak, e in più se non sbaglio abbiamo dovuto anche fare per 2 o 3 anni anche il radiografico che usciva da noi, dovevamo dare un tot a Kodak, e di lì poi è stato proprio l'inizio della fine, non c'è stato più, non ci siamo più raddrizzati. Le lotte che abbiamo fatto per tenere in vita lo stabilimento sono state come la sensazione che ho sempre avuto, cose già viste, inutili, perché a mio parere si sapeva già che come andava a finire, quindi io ho fatto un periodo, ho fatto anche un po' di sindacato e ogni tanto andavo alle riunioni e non capivo come mai c'erano queste riunioni che tu entravi, c'era lo scontro qui e là, uno parlava, l'altro parlava, poi facevano la pausa, poi non si sa bene, quando rientravano le cose andavano tutte a posto, ho sempre avuto questa sensazione. E quindi anche lì abbiamo bloccato l'autostrada, ci abbiamo provato, abbiamo bloccato il VISP, abbiamo fatto manifestazioni in provincia, Genova, qualcuno è andato a Roma anche, ma non è servito assolutamente a niente. Ripeto, a mio parere c'era una volontà proprio a livello politico, perché poi c'era stata anche, se non sbaglio, un'offerta di acquisizione da parte di un gruppo indiano, e col senno di poi dicevano che se avessimo accettato forse qualche anno in più di vita l'avremmo avuto, però poi sono cominciate le voci, sono indiani, non si sa mai, qui e là. Il sindacato è, a mio parere, come tutte le cose in Italia, non è che abbia mai potuto influire più di tanto, anche perché il sindacato, dunque, quando sono entrato io il sindacato più sfigato era la UIL, penso che ci fossero, io sono entrato nell'81, una 30ina di iscritti, una 40ina. Due sindacati più forti erano la CGIL e la CISL, anche lì si vocifera di persone che prendevano aumenti qui e là, ma vabbè, lasciamo perdere. E comunque il sindacato in Ferragni non ha mai inciso più di tanto, diciamo che era marginale, sì, ufficialmente esisteva, assemblee se ne facevano e tutto, però finito Ferragna è stato che abbiamo fatto i lavori socialmente utili, grazie alla regione, al comune, ho fatto 2 anni e mezzo in Pinacoteca a Savona, si arrotondava perché con cassa integrazione e lavori socialmente utili prendevi i tuoi 1200-1300 euro al mese e ci avrei messo la firma. Poi anche lì chiaramente le cose, i soldi sono finiti, tanto per cambiare, in Italia finiscono i soldi, non per tutti ma per qualcuno. E poi mi sono ritrovato senza lavoro e poi ho avuto, diciamo così, un'esperienza ultimamente che non la auguro a nessuno, perché per uno come me abituato a Ferragna, io ho lavorato 5 giorni in una ditta, non faccio nomi, qui in provincia di Savona, e non ce l'ho fatta fisicamente, ho mollato. Dite che sono un pelandrone, dite quello che volete, ma sfido chiunque alla mia età a seguire i ritmi lavorativi di queste persone, e non ne vedo nemmeno il motivo. Per quanti soldi più o meno? Per la bellezza di 5,10 euro all'ora, perché io dovevo dare praticamente sulle mie spalle, dovevo dare da mangiare all'agenzia interinale, alla cooperativa che mi aveva assunto e alla ditta, diciamo, principale. Quindi su di te ci mangiano in 3 a 5,10 euro all'ora. Io ho lavorato 50 ore, anche perché
lì c'erano due fasi di lavoro, una agli arrivi, e lì minimo fai 10, 11, 12 ore tutti i giorni. Un mio collega l'anno scorso aveva fatto 304 ore a dicembre, questo tanto per dire. E invece in produzione può darsi che ci siano dei posti dove vivi un po' più tranquillo, però per me è stata un'esperienza devastante. Poi per quanto riguarda altri miei colleghi, un paio, due o tre sono andati a lavorare nelle vetrerie e anche lì sembra che la situazione non sia delle più rose. Non so, all'Etrusca, poi qualcuno a Dego, non so. E altri che sappia io sono a casa quasi tutti, lavoro non ne ha trovato, soprattutto quelli più anziani non l'hanno trovato, poi non so, non è che come contatti purtroppo anche lì ci siamo un po' persi, quindi non posso dire se qualcuno ha trovato, ha fatto qualche mese in posta a Borghetto credo, giù di lì, però sempre lavori saltuari, non abbiamo una direttiva, un indirizzo, non abbiamo un aiuto da nessuno. La mia esperienza di lavoro purtroppo inizialmente era partita bene perché anche i miei ormai non ci sono più, erano felicissimi quando sono entrato in Ferragna, anch'io pensavo, come penso tutti, di mettere radici e andarci in pensione, invece ci siamo ritrovati in questa situazione catastrofica. Per me, infatti, io non sono una via di mezzo, non sono né carne né pesce, perché ho 56 anni, sono ancora abbastanza arzillo, tra parentesi, però io sono un chimico, anche se un chimico diciamo di secondo livello, però ormai in provincia di Savona aziende chimiche non ce ne sono più. Aiuti da parte della regione, del comune, dello Stato, assolutamente zero, e quindi ci ritroviamo a 6 anni dalla pensione senza lavoro. E non so se anche un domani, io per 6 anni non so come potrò fare andare avanti, però da qui a 6 anni anche un pezzo di pensione che potrò prendere, non so, mi daranno 800 euro, 900 euro, non so. Preghiamo, la speranza è l'ultima a morire.